Crowdfunding come risorsa d'impresa e finanziamento etico dei propri progetti. Nella sua terza edizione, il Crowdfunding Festival di Fondazione Fenice aspira a diventare un momento di sintesi di esperienze e professionalità che ruotano attorno a questo mondo in forte ascesa. Protagoniste il 27 maggio al Parco Fenice saranno in primis le persone. In questo frangente l'ex calciatore Sergio Pellissier porterà l'esperienza della società calcistica clivense, di cui è socio fondatore. Pellissier ha deciso di dar vita ad un nuovo football club alla conclusione della emozionante parabola del Chievo-Verona, di cui è stato capitano. Un progetto nato puntando ad un modello di calcio più trasparente e ad un rinnovato patto con i tifosi. Grazie alla campagna di crowdfunding connessa alla società, in poco tempo la Clivense è riuscita a raccogliere circa 500.000 euro. Quando uno investe in qualcosa o crede in qualcosa o partecipa, prende delle quote, deve sapere dove andranno i suoi soldi e cosa si farà e perché. Non posso garantire di non sbagliare mai, perché questo è impossibile, però sicuramente farò sempre, solo, esclusivamente gli interessi della società, perché è mia, perché è nostra per tutti quelli che hanno partecipato e perché credo che prima di tutto vengano le persone, non tutto il resto. Ma il Crowdfunding Festival sarà l'occasione perfetta per incontrare e conoscere da vicino anche i grandi protagonisti del mercato italiano. Nomi come Back to Work, Lita, Produzioni dal Basso, Arter e Lemonway. In particolare, Lemonway, il 27 maggio a Padova, vedrà la partecipazione del suo Senior Sales Representative, Luca Fabris, per un intervento di carattere pragmatico su come realizzare la propria piattaforma di crowdfunding. In veste di operatore internazionale tra i più accreditati per le transazioni da piattaforme di crowdfunding, Lemonway porterà al festival la sua esperienza in questo complesso momento di applicazione della normativa europea di settore. È un onore sponsorizzare il festival per il secondo anno consecutivo insieme a Produzioni dal Basso, il nostro partner storico. Molti cambiamenti stanno avvenendo nel mercato in questo momento, soprattutto per la nuova regolamentazione europea. Vediamoci a Padova la settimana prossima per poterne discutere meglio in dettaglio. A presto!